Quinta giornata di ritorno del campionato di prima divisione nazionale del girone C. Buon pomeriggio e benvenuti al Pala Giorgio Binchi. Quest'oggi la Tecnoelettronica Teramo affronta il Conversano secondo in classifica e dopo la sconfitta in casa contro la capolista Junior Fasano c'è bisogno di una vittoria per far tornare all'indietro il tentativo di attacco al terzo posto del Semat Fondi, che quest'oggi è impegnata in casa contro la Lazio. In caso di sconfitta della Tecnoelettronica quest'oggi alla Pala Binchi e concomitante vittoria del Fondi, proprio il Fondi agguanterebbe il terzo posto in classifica. Tecnoelettronica che scende dunque in campo, speriamo con uno spirito diverso, nella speranza prima di tutto di Marcello Fonti, che in settimana dopo la gara contro Fasano ha sottolineato alcuni aspetti della gara contro la capolista, una gara giocata male fin dal principio, fin dallo spogliatoio, secondo Marcello Fonti. Una gara nata male dallo spogliatoio perché la squadra ha affrontato con l'approccio sbagliato la capolista, con troppa tensione, con un umore troppo triste secondo Marcello Fonti fin dallo spogliatoio, e quindi di conseguenza quest'oggi prima di tutto la Tecnoelettronica deve partire da un approccio diverso per provare a fare l'impresa contro il Conversano e magari cercare anche di realizzare qualcosa in più su quel lato destro che sabato scorso ha creato qualche problema di troppo. I gol della Tecnoelettronica sono arrivati soprattutto dal lato sinistro del campo, solo due reti dal lato destro, una con Cordone e un'altra con Andrea Leodori, quando però ormai i giochi erano fatti. Quest'oggi contro Conversano c'è bisogno dunque da subito di qualcosa in più. Tecnoelettronica con i soliti 14, ovvero Matteo Di Marcello, Leodori, Marano, Barbuti, Milosevic, Santucci, Murri, Vaccaro, Di Giandomenico, Angeletti, Viscovic, Paolo Di Marcello, il capitano della formazione biancorossa, Lodato e Cordone. Risponde la squadra di Francesco Trapani con Di Caro, Francesco D'Alessandro, Piero Di Leo, un ex dell'incontro nel 2010, nella stagione 2010-2011 a Teramo, seconda volta a Teramo in quella stagione. Esperti poi per il Conversano, Fantasia, Recchia, Ninni D'Alessandro, o meglio Vita Antonio D'Alessandro, ma per tutti Ninni è il nome del secondo fratello D'Alessandro. Poi Di Maggio, Mastro, Scianni, Tarafino, Alessandro Tarafino, il capitano del Conversano, Napoleone, Colasuono, Malenna e Marrocchi dirigono l'incontro i fratelli Longobardi di Napoli. Iniziata la gara da circa 50 secondi, il Conversano con Di Leo, poi il pallone in mezzo ma viene subito fermato il tentativo di attacco del Conversano. Marano in campo fin dall'inizio per la Tecnoelettronica, oltre a Milosevic, Vito Vaccaro, uno dei milioni contro Conversano, Viscovic, Paolo Di Marcello e la rete di Vuk Milosevic, che però si fa male perché sbatte la testa ricadendo all'indietro. Primo gol di Milosevic, ma un bruttissimo colpo alla nuca per Vuk Milosevic, che ricadendo ha sbattuto la testa. Si sta però fortunatamente rialzando subito il terzino della Tecnoelettronica, mentre dalla panchina la Tecnoelettronica si chiama al rosso per il giocatore del Conversano che ha fatto cadere male, magari anche involontariamente, Vuk Milosevic. C'è Paolo Di Marcello vicino a lui, i sanitari della Tecnoelettronica. Milosevic fortunatamente si sta già rialzando, si riprende Vuk, il capocannoniere di prima divisione nazionale, un giocatore fondamentale per la Tecnoelettronica, che ha avuto qualche difficoltà di troppo contro Fasano, ma perché Fasano è stato bravo a fermare uno dei giocatori di maggior talento della formazione di Marcello Fonti. Milosevic, tutto ok, ha ripreso. 1-0 Tecnoelettronica, proprio con la rete del suo terzino. Tarafino, largo sulla sinistra, allo sfondo, chiamato questa fase di attacco, questa azione di attacco del Conversano, e quindi Tecnoelettronica che può tornare in possesso della sfera con Marano. Subito dal primo minuto in campo Federico Marano, Paolo Di Marcello ad agire da pivot, e adesso una spinta tra Tarafino e Paolo Di Marcello, la mettono subito sul fisico il Conversano. Viscovic, Vaccaro, Marano si avvicina
Santucci, Milosevic, il suggerimento in mezzo per Paolo Di Marcello, non si intendono i due, però i due arbitri, i due fratelli Longobardi fanno ripartire subito la giusta tensione in campo per la Tecnoelettronica, almeno così sembra nei primi minuti di gioco. Marano, Santucci, Viskovic per Milosevic, deviato il tiro di Milosevic, tocco, quindi si riparte con la palla biancorossa nelle mani di Vito Vaccaro, dicevamo uno dei migliori contro Fasano, e non è solo la prestazione contro Fasano che è valsa Vito Vaccaro la convocazione in nazionale dopo tanti anni lontano dalla maglia azzurra. Milosevic ancora si alza, Vuk Milosevic, seconda rete per Vuk Milosevic, 2-0 Tecnoelettronica. Adesso lo slalom in mezzo di Marrocchi, si riparte dai 9 metri, ancora conversando però con Di Leo, Tarafino, Marrocchi prova a fermarlo, Paolo Di Marcello lo ferma anche Gonzalo Viskovic in maniera irregolare, però uno dei due Longobardi ha in mano il cartellino giallo all'indirizzo di Paolo Di Marcello, del capitano della Tecnoelettronica. Conversano ancora, palla in mano Di Leo, Tarafino si avvicina e viene servito Fantasia, poi Marrocchi, ancora Marrocchi che va al tiro, Matteo Di Marcello para il primo tiro del Conversano, vuole ripartire la Tecnoelettronica. Viskovic subito in mezzo, un tentativo di passaggio per Paolo Di Marcello, ferma tutto il duo arbitrale, 9 metri per la Tecnoelettronica. Questa volta è entrata bene in campo la formazione di Marcello Fonti, 2-0 Tecno, e adesso a manovrare in avanti, Marano ad agire da centrale, Viskovic, Milosevic, ancora Marano, Marano in mezzo di personalità, Marano poi viene fermato in maniera irregolare, ammonizione per Tarafino, subito un impatto di personalità anche per Federico Marano. Viskovic, Milosevic, Marano, Santucci per Viskovic, si accentra Milosevic, la parata da parte di Mastro Cianni, poi Conversano che può tornare in avanti con Fantasia, Marrocchi, il pallone sulla sinistra, il tentativo da parte di un giocatore del Conversano che però non va in porto, va in porto invece il tiro dai 7 metri assegnato dal duo dei fratelli Longobardi, andrà a battere Piero Di Leo, l'ex dell'incontro, 2-0 Tecno, 24 minuti al termine di questo primo tempo, Di Leo contro Matteo Di Marcello. Di Leo, prima rete del Conversano con proprio l'ex biancorosso Vaccaro, poi subito lo slalom in velocità, poi Santucci non si intende con Vito Vaccaro, la palla però è ancora biancorossa, l'ammonizione intanto per il numero 4 Sperti, gara molto fisica fino a questo momento, ma d'altro canto non si poteva sottovalutare anche questo aspetto contro una delle migliori formazioni del campionato e in generale di tutta la prima divisione nazionale. La palla per Paolo Di Marcello che però viene fermato in maniera irregolare, 2 minuti a Sperti, davvero un buon impatto della Tecno, 7 metri anche per la Tecnoelettronica con Vuk Milosevic contro Mastro Cianni. Milosevic, ancora più 2 Tecno, 3-1 a favore dei biancorossi, al palabinchi, Conversano che torna in avanti, inferiorità numerica adesso per la squadra di Francesco Trapani, Tarafino, Di Leo, ancora Tarafino, Marrocchi,
Tarafino si alza il pallone, la parata di Matteo Di Marcello. Anche lui sembra un altro giocatore rispetto a quello sceso in campo una settimana fa al Palabinchi, sostituito nel corso del primo tempo da Marcello Fonti con Pasqualino Di Giandomenico, perché Matteo Di Marcello non aveva avuto un buon approccio alla gara. Adesso l'attacco elettronica che manovra bene avanti, Vaccaro che si accentra, lascia per Viscovic, si alza Viscovic, quarta rete della Tecno Elettronica, 4-1 Tecno, 22 al termine del primo tempo, più 3 per i biancorossi. Così si fa. Tarafino, Di Leo, però Tarafino, fantasia, cade il numero 17 Napoleone, però si è già rialzato, la rete da parte di proprio di Napoleone, 4-2, ancora in inferiorità numerica il Conversano, tra circa 20 secondi potrà rientrare Sperti. Intanto però c'è la Tecno Elettronica che può tornare in avanti, approfittare magari dell'ultima azione di attacco con l'uomo in più Viscovic, la palla in mezzo però non si è inteso con Paolo Di Marcello, palla quindi che torna al Conversano, torna in campo sia Di Leo che Fantasia, la rete del Conversano con Tarafino, 4-3, parità numerica adesso in campo. Tecno Elettronica che torna in avanti, deve continuare così come ha iniziato, fermo restando ovviamente la qualità degli avversari, ha bisogno dei tre punti la squadra di Marcello Fonti. Milosevic la finta e poi la parata di Mastrocianni, anche un contatto dubbio su Vuk Milosevic, poi è vitale il tocco di mano di Gonzalo Viscovic per fermare il tentativo di contropiede da parte del Conversano. Esce Ninni D'Alessandro, torna in campo Fantasia in ogni azione di attacco del Conversano. Di Leo finta il sottomano, poi preferisce andare per Marrocchi. Di Leo, Marrocchi, Tarafino, finta anche lui il tiro, ancora Di Leo, si chiude bene però la difesa della Tecno Elettronica, applaude Marcello Fonti in panchina. Di Leo, Tarafino, Marrocchi, ancora Tarafino in mezzo per Fantasia, la parità, 4-4 al Palabinchi, torna in campo ancora Ninni D'Alessandro, si siede in panca Fantasia che ha firmato la parità. Ultime tre azioni di attacco non andate in porto per la Tecno Elettronica, deve provare a farlo ora Marano, ancora a giro da centrale Viscovic, adesso Marano va in mezzo sulla linea della difesa del Conversano, palla fuori, Vaccaro a rimetterla per Milosevic, Viscovic, Santucci, Viscovic murato, palla però ancora biancorossa. Si è alzato tantissimo Viscovic come è solito fare nelle sue caratteristiche. Gonzalo Viscovic convocato anche lui in nazionale come Vito Vaccaro. Viscovic, lo slalom, la palla bella in mezzo per Paolo Di Marcello. Aveva fermato uno dei due fratelli Longobardi, ha segnato il gol a Paolo Di Marcello, quindi torna avanti la Tecno Elettronica dopo aver colpito il palo, la palla è comunque entrata, buon per la Tecno, la rete del capitano Paolo Di Marcello a riportare avanti la squadra di Marcello Fonti, adesso però è impegnata in difesa, va a terra proprio Paolo Di Marcello, la palla che arriva sulla destra dove però c'è la buona difesa di Federico Marano. Di Leo, Sperti contro Marano, i due cadono a terra, fermano il gioco e c'è una munizione per Federico Marano. Secondo ammonito nelle fila della Tecno Elettronica dopo Paolo Di Marcello.
Di Leo, Tarafino, Marrocchi, sfondo ai danni di Paolo Di Marcello. Questa volta c'è, forse c'era anche poco fa, Viskovic. Torna avanti l'attacco elettronica, Marano in velocità per Paolo Di Marcello, fermato in maniera irregolare, spinto da Tarafino, ferma tutto uno dei due longobardi. Si riparte dai 9 metri per la tecnoelettronica, 5-4 per i biancorossi. Marano, Milosevic, ancora Marano, Viskovic, Santucci, ancora Santucci per Viskovic, Milosevic, troppo alta la palla, Gonzalo Viskovic però riesce a recuperarla, a tornare in avanti lo slalom di Gonzalo Viskovic. Infrazione, nulla di fatto. Conversano che può tornare in avanti, Tarafino prova a fare tutta da solo, c'è però Milosevic che lo ferma. Solito cambio da Alessandro Fantasia. Tarafino, Marrocchi, Tarafino, Di Leo, Conversano avanti, 5-4 Tecno, Marrocchi. Passaggio in mezzo per Fantasia, Matteo Di Marcello però ferma tutto. Volevano qualcosa sulla panchina del Conversano, su Fantasia rimasto a terra, ovvero una decisione arbitrale che però non c'è stata. Fantasia è a dir poco arrabbiato verso il duo arbitrale. Viskovic, Tecno avanti, Milosevic, Marano, Viskovic, Milosevic, Vaccaro, Gonzalo Viskovic si alza, angolino basso per Gonzalo Viskovic, più 2, Tecno, 6-4. Quando siamo giunti al 15° del primo tempo, Conversano che torna in avanti, Marrocchi, Tarafino. Tarafino, pensate alla veneranda età di ormai 40 anni, è ancora qui sul parquet a giocare. È una vera e propria figura di riferimento per la pallamano italiana. Tanti anni passati a Conversano, 4 scudetti anche con il Conversano, esperienza anche con Casarano, poi breve con il Bologna e il ritorno a Conversano per il capitano Alessandro Tarafino. Finta di Marrocchi, Paolo Di Marcello lo chiude bene, lo chiude altrettanto bene nel tiro Matteo Di Marcello. Tecno elettronica in velocità in avanti, Vaccaro, la rete di Vito Vaccaro che è riuscito anche ad evitare, anzi no, non è convalidata la rete di Vito Vaccaro per... Adesso c'è un brutto fallo di Sperti su Vuk Milosevic. La panchina tecno elettronica in piedi. E anche la panchina del Conversano è a dir poco adirata. Panchina tecno elettronica ovviamente voleva almeno i 2 minuti, anzi così è infatti, 2 minuti per Sperti, esclusione, seconda esclusione per 2 minuti, quindi superata numerica per l'attacco elettronica. Ovviamente la panchina del Conversano non è assolutamente d'accordo, ma non è neanche consentito alzarsi in piedi e protestare così in maniera veemente contro la direzione arbitrale. Adesso c'è un conciliabolo vicino al tavolo dei cronometristi, anche Tarafino che protesta. 6-4 comunque per la Tecno, un uomo in più per la formazione di Marcello Fonti da provare a sfruttare per allargare. Il break di vantaggio, 2 minuti adesso anche a Tarafino per proteste.
c'è davvero un po' di nervosismo in campo. Esclusione per 2 minuti anche per Tarrafino. Però nella segnalazione del tavolo dei cronometristi non si capisce quando dovrà rientrare Tarrafino. C'è ancora un conciliabolo, gioco fermo per trovare un accordo sul rientro sia di Sperti sia di Tarrafino. Si dovrebbero essere accordati per un rientro comune tra appunto 2 minuti sia di Sperti che di Tarrafino, anche se Tarrafino è stato escluso qualche istante dopo. La segnalazione a Sperti, Vaccaro, il buco in mezzo, Vito Vaccaro, più 3 Tecno, 7-4 per i biancorossi. Adesso c'è assolutamente da provare a concretizzare al massimo questa doppia superiorità numerica da parte della formazione di Marcello Fonti e la rete di Leo. Seconda rete per Piero Di Leo. Tecnoelettronica che può tornare in avanti, rimane il più 2, poi Santucci ribadisce il più 3, prima rete anche per il giovane aquilano, la rete di Santucci, 8-5 per i biancorossi. Di Leo, fantasia Di Leo, Di Leo, ancora fantasia, ancora doppia superiorità numerica per la Tecnoelettronica. Adesso bisogna chiudere le maglie difensive, non si può prendere gol così con 2 uomini in più in difesa. Marcello Fonti si arrabbia non poco, 8-6 per la Tecnoelettronica, la rete di Marrocchi. La rabbia di Fonti è assolutamente giustificata. Ancora circa 20 secondi da giocare con la doppia superiorità numerica per la squadra di Fonti. Viskovic, Marano, si avvicina a Santucci, viene puntualmente servito Viskovic, il dialogo tra i due, ancora Marano che lascia la palla per Santucci, Milosevic guarda Vaccaro, poi preferisce andare per linee centrali, Viskovic per Santucci, ha tentato il pallonetto ancora una volta Luca Santucci, fermato però questa volta da Mastro Cianni, può ripartire quindi con Versano. Tarrafino rientra. Rientra adesso anche non Sperti, ma Recchia, parità numerica comunque in campo. La palla che termina fuori, era sembrata per un attimo dentro la palla tirata da Tarrafino, nulla di fatto proprio il conversano. C'è la Tecnoelettronica che può tornare in avanti. Milosevic, ancora Vuk Milosevic, Marano, Vito Vaccaro. Milosevic si alza, di un nulla termina fuori, ma c'è comunque un tocco da parte della difesa del conversano, quindi palla ancora biancorossa. Vaccaro, Milosevic, Viskovic, Marano, Marano, Milosevic, Viskovic, lascia per Marano e poi ancora la palla per Luca Santucci, fermato in maniera irregolare. 2 minuti anche per Napoleone, quindi torna in superiorità numerica la Tecnoelettronica Teramo. Ci sarà un tiro dai 7 metri per Vuk Milosevic,
Vuk contro Mastrociani. Milosevic, quarta rete per Vuk Milosevic. Recchia, Conversano che torna in avanti, Di Leo, fantasia. Marocchi, Tarafino, si trascina a terra, palo di Marcello. Esclusione per 2 minuti per Paolo Di Marcello. Che in realtà ci è sembrato essere trascinato a terra dal giocatore del Conversano, quindi di conseguenza ha potuto fare ben poco per evitare il contatto. Comunque 2 minuti anche per il giocatore della Tecnoelettronica, quindi parità numerica adesso in campo. Un'esclusione per parte, Conversano in avanti, 9-6 per i biancorossi, 11 al termine del primo tempo. Di Leo, Tarafino, viene in avanti Tarafino, palla in mezzo per fantasia, la rete del numero 6 del Conversano, 9-7. Tecnoelettronica che mantiene comunque un più 2 reti di vantaggio. Tecno ora in avanti, in campo Murri al posto di Federico Marano. Viskovic torna in posizione centrale, Gonzalo Viskovic, palleggio di Murri e poi la rete del giocatore della Tecnoelettronica. 10-7 più 3 ribadito, torna in campo in difesa Federico Marano, esce Murri per la fase difensiva della Tecnoelettronica. Conversano in avanti, 10-7 Tecno, Tarafino, Marrocchi, Di Leo, fermato bene da Marano che non si fa pregare dal punto di vista fisico, poi spara altissimo Tarafino, ma c'è un contatto secondo uno dei due fratelli Longobardi, quindi tiro dai 7 metri per il Conversano. Milosevic si chiede cosa ha fatto. Comunque va in porta Pasqualino di Giandomenico al posto di Matteo Di Marcello per provare a fermare questo tiro di rigore del Conversano. 10-7 Tecnoelettronica. Di Leo contro Pasqualino, la rete di Di Leo, 10-8. Santucci, Murri, Tecno che torna in avanti, Milosevic, Baccaro ferma il gioco, la direzione arbitrale, perché c'è bisogno di dare una sistemata al conteggio dei minuti. Adesso si può ripartire. Viskovic, Murri, ancora Viskovic, Milosevic, si avvicina Viskovic, viene servito da Vuk Milosevic, bello, bella la collaborazione tra i due. Terza rete per Gonzalo Viskovic, 11-8. Per la Tecnoelettronica, ammonizione per Colasuonno. Conversano avanti, Di Leo, Tarafino, rimane la Tecnoelettronica con un uomo in meno, ma mani alte su questo tiro di Marrocchi. Conversano adesso con tutti gli effettivi in campo, Marrocchi, Di Leo, palla ancora in mezzo per fantasia che però spara fuori, il contatto secondo il duo arbitrale e quindi nuovo tiro dai 7 metri per Conversano. Questa volta rimane tra i pali. Rimane
Matteo Di Marcello. Ancora proteste da parte della panchina del Conversano, che sta protestando con il tavolo dei cronometristi, che a loro dire impiega sempre 2-3 secondi per fermare il gioco, e quindi mangia secondi, ovviamente sempre secondo il Conversano, al tempo che manca. E adesso c'è Jimmy Di Giulio, il direttore sportivo della Tecnotronica, che sta facendo valere le ragioni nella propria squadra. Fischi da parte del pubblico presente qui al Palabinchi. Gioco fermo, si rimane con Di Leo, palla in mano, che sta per tirare questo, provare a tirare questo tiro dai 7 metri. Di Leo. Contro Matteo Di Marcello, 8-23 al termine. Non si muove Matteo Di Marcello, però Di Leo è più bravo. Quarta rete per lui. Tecno che torna in avanti, 11-9 a favore dei biancorossi. Viskovic, Murri si alza, spara però fuori con la complicità anche del palo. 11-9, Conversano che torna in avanti, parità numerica adesso in campo in tutti gli effettivi tra le due squadre. Primo cartellino del time out chiamato da Francesco Trapani. Time out quindi per il Conversano, 7-37 al termine del primo tempo. Tecnoelettronica 11, Conversano 9, ma è un'altra Tecnoelettronica rispetto a quella vista in campo 7 giorni fa contro la Junior Fasano. Quella era una Tecnoelettronica timorosa anche troppo della creatura dell'avversario, questa invece è una Tecnoelettronica che sta rispondendo fino adesso in tutto e per tutto alla formazione pugliese, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista caratteriale, che ovviamente tecnico-tattico. Tecnoelettronica avanti, che è stata brava anche a sfruttare i momenti di superiorità numerica, in un caso anche di doppia superiorità numerica, per costruire il proprio vantaggio rispetto alla squadra di Francesco Trapani. Se riesce a mantenere questa intensità la squadra di Marcello Fonti, sicuramente porterà la gara almeno a essere giocata fino alla fine, mentre la sfida contro Fasano si decise già all'inizio del secondo tempo, quando Fasano riuscì ad allungare il proprio break fino al più 5, poi da lì non c'è stata sostanzialmente più gara, perché ovviamente anche i tentativi messi in campo dal Tecnoelettronica di accorciare le distanze poi hanno trovato sempre puntuali le risposte da parte della formazione capolista del campionato, imbattuta fino a questo momento. Ancora uno dei due fratelli longobardi che cerca di spiegare qualcosa al tavolo dei cronometristi. Adesso finalmente si può ripartire dopo il primo cartellino del time out utilizzato dalla panchina del Conversano. Qualche indicazione da parte di coach Trapani per i suoi. Tarafino per Marrocchi, palleggia Marrocchi, lo ferma Milosevic, 9 metri per Conversano. Applaude comunque Marcello Fonti per la difesa dei suoi. Tarafino, Di Leo, Tarafino, Marrocchi, ancora Tarafino, ancora i tre a cercare un varco, fantasia in mezzo a cercare spazio e poi il pallonetto da parte di Napoleone. Undici a 10, Tecno avanti sempre, ma fino ad adesso, ma in questo momento solo di una rete. Fino adesso comunque sempre avanti la Tecnoelettronica. Milosevic, Murri, Milosevic, Viskovic, Vaccaro, Milosevic, adesso lui ad agire da centrale, si alza Viskovic, e quando si alza così chi lo ferma? Gonzalo Viskovic. 12 a 10 per i biancorossi.
Conversano che torna in avanti, Marrocchi, Tarafino, Di Leo. Mezzo però questa volta rimane in posizione di pivot Ninni d'Alessandro. E non entra, fantasia, la deviazione, la parata di Matteo Di Marcello sul tiro di un giocatore del Conversano. Tecno che può tornare avanti, Murri anche torna in campo, cambio tra i pali della Tecnoelettronica, entra Pasqualino di Giandomenico, esce Matteo Di Marcello. Buona la prova fino a questo momento di Matteo Di Marcello, soprattutto all'inizio quando è riuscito a fermare due tiri del Conversano. Contatto in mezzo tra Marrocchi e Paolo Di Marcello, anche per lui un colpo alla nuca nel ricadere all'indietro per il capitano della Tecnoelettronica, che adesso si spiegano, per modo di dire, i due. Si rialza però il capitano biancorosso. Due minuti per Paolo Di Marcello e questi sarebbero tutti da spiegare, visto che Paolo Di Marcello ha subito il fallo. E quindi sarebbe da capire come mai ha preso lui i due minuti. Seconda esclusione per due minuti per Paolo Di Marcello. Due minuti per Paolo Di Marcello, comunque Tecnoelettronica che rimane in avanti. 12-10 Tecno. Milosevic, si alza Milosevic, Mastrocianni para, ma rimane per un attimo a terra. Marcello Fonte adesso si fa sentire perché non si capisce, si fa fatica a capire davvero quello che sta succedendo per le tante polemiche che sta mettendo in campo il Conversano per la direzione arbitrale. Palla biancorossa, Santucci, Murri, Viskovic, Milosevic, Viskovic, palla per Vaccaro, Vito Vaccaro, seconda rete della gara per lui. 13-10 Tecno, più 3, toccato di nuovo a 5 minuti dal termine del primo tempo da parte della formazione di Marcello Fonte. Di Leo, anzi Tarafino per fantasia, poi subito sulla sinistra per Recchia, la parata di Pasqualino di Giandomenico, la direzione arbitrale però ferma il gioco e assegna un tiro dai 7 metri per Conversano. Anche questa tutta da capire, questa segnalazione. Comunque Di Leo contro Pasqualino, va a segno Di Leo, quinta rete per l'ex Teramo in questa gara. Tecno avanti, Vito Vaccaro va subito al tiro, para però Mastrocianni, subito il contropiede del Conversano dritto fino in porta, il numero 17 Napoleone, primo cartellino del time out anche per Marcello Fonti. 13-12, break di due reti in un amen da parte del Conversano nel giro di un minuto, dal 13-10 al 13-12 per la squadra di Francesco Trapani. Comunque tutto nasce dall'esclusione per due minuti di Paolo Di Marcello, ci sentiamo di dire, è vero che è stato escluso per due minuti anche Marrocchi, quindi tutti e due puniti con l'esclusione, però Paolo Di Marcello ha subito il fallo al nostro modo di vedere, quindi di conseguenza non ci doveva essere questa decisione da parte del duo arbitrale. Comunque tant'è, Tecnoelettronica che rimane avanti 13-12 per i biancorossi a 4 minuti dal termine del primo tempo. Una gara accesa e ad aperta fino a questo momento, molto accesa, perché poi Conversano è bravo ed esperto a metterla non solo sul lato sportivo ma anche
e cercare di far saltare un po' i nervi alla formazione di Marcello Fonti, che però fino a questo momento sta rispondendo anche tra virgolette con le stesse armi in tutto e per tutto della formazione pugliese, non facendosi intimidire come invece è successo contro Fasano. Si riparte, Viskovic, Baccaro, Baccaro, Milosevic, Viskovic, Murri, Viskovic per Vito Baccaro che si accentra, Milosevic lascia per Santucci, Alessandro Murri si avvicina anche centralmente, va a terra Murri, 9 metri per la Tecnoelettronica, rientra Marrocchi, rientra anche Paolo Di Marcello, tutti in campo, sia nell'una che nell'altra squadra, si ripete il duello tra Paolo Di Marcello e Marrocchi. Baccaro, Viskovic, Milosevic, lo slalom di Milosevic, poi il tiro subito parato però da Mastrocianni, attenzione al contropiede, Napoleone Pasqualino di Gian Domenico non riesce a fermare il tiro del numero 17, parità a 3 minuti dal termine, 13 pari al Palabinchi. Marcello Fonti è in piedi, deve fare attenzione anche ai contropiedi. La Tecnoelettronica, Paolo Di Marcello, Murri, Milosevic, Viskovic, Vaccaro, Viskovic, palla con qualche difficoltà che arriva Vuk Milosevic che prende anche un colpo al volto. Viskovic, Milosevic, Viskovic fermato da Tarafino, 9 metri per la Tecnoelettronica. Attenzione al segnalazione di passivo che forse tra un po' verrà indicata dalla direzione arbitrale. Non c'è però ancora il passivo, quindi la Tecnoelettronica può manovrare in avanti. Viskovic, Murri, infrazione da parte di Viskovic. Si riparte con il Conversano che torna in avanti, torna in panchina Ninni D'Alessandro, va in campo Orecchia, Tarafino, Di Leo, ancora Di Leo, Tarafino, Marrocchi, ancora a terra Paolo Di Marcello contro Marrocchi, non c'è nulla però secondo la direzione arbitrale, forse dovrebbe morire in campo Paolo Di Marcello per avere una segnalazione a favore. Marrocchi ancora a terra, il capitano dell'attacco elettronica, fantasia con Viskovic, 9 metri per Conversano, si deve pulire il parquet. Dire che la gara è accesa e a dir poco molto nervosa, ma soprattutto per colpa della formazione ospite che non si è fatta pregare sotto questo punto di vista fino a questo momento. Tarafino, Di Leo, Tarafino, Marrocchi, ancora il capitano del Conversano Pasqualino e Giandomenico para, c'è però il fallo su Tarafino, 9 metri ancora per Conversano, fantasia, segnalazione di passivo da parte della direzione arbitrale, quindi deve tirare, para Pasqualino di Giandomenico sul tiro di Marrocchi. 40 secondi al termine del primo tempo, Tecnoelettronica può tornare in avanti in velocità, Vito Vaccaro per Milosevic, Viskovic, 33 secondi al termine, Santucci, Murri, Viskovic, 25 al termine, Tecno ancora avanti, Viskovic, Milosevic, Baccaro, 20 secondi al termine, Baccaro si alza, Baccaro spara fuori, il fallo su Vito Baccaro, si riparte dai 9 metri, 13 secondi al termine, deve battere in velocità la punizione dai 9 metri, la Tecnoelettronica non si ferma in gioco in questi casi, Murri, Viskovic, 4 al termine, Viskovic palla alta, troppo alta, voleva il contatto Viskovic ma se ne va
uno dei due fratelli Longobardi, senza prendere nessuna decisione, finisce quindi così sul 13 pari, una bella e accesissima gara tra Tecnoelettronica e Conversano. 4 reti fino a questo momento per Vuk Milosevic, 4 reti anche per Gonzalo Viscovic, 1 per Santucci, 1 per Murri, 2 per Vito Vaccaro, 1 per Paolo Di Marcello. Noi ci risentiamo tra pochissimo per i secondi 30 minuti di gioco. Si riparte dal 13 pari con il quale si è chiuso il primo tempo tra Tecnoelettronica Teramo e Conversano, una gara accesa in tutti gli aspetti, sia dal punto di vista sportivo, come testimonia il risultato al termine dei primi 30 minuti di gioco, ma anche dal punto di vista extra sportivo, sia fuori che dentro dal campo, merito o demerito per certi versi anche del Conversano, un po' troppo polemico nel primo tempo, che ha protestato tanto su alcuni secondi persi secondo la panchina del Conversano dal tavolo dei cronometristi nel fermare il gioco nei vari momenti, ha protestato anche per le varie esclusioni per 2 minuti combinate ai vari giocatori del Conversano durante il primo tempo che comunque ha visto Tecnoelettronica per gran parte avanti della gara giocata fino a questo momento. Solo in 2 occasioni si è avuta la parità in campo, Conversano mai avanti fino a questo momento in questa quinta giornata di ritorno del campionato. Massimo vantaggio della Tecnoelettronica sul più 3, ribadito prima sul 4-1, poi sul 7-4, infine anche al 25esimo nel primo tempo sul 13-10, per arrivare poi al 13 pari con il quale si è chiusa la prima frazione di gioco. Si riparte in questo momento, Tecno che ricomincia in avanti. Murri, Viscovic, Milosevic, Viscovic, Murri, Milosevic, 4 reti sia per lui che per Gonzalo Viscovic nel primo tempo. Vaccaro, Milosevic, fluida manovra d'attacco della Tecnoelettronica e Gonzalo Viscovic concretizza. Marano torna in campo al posto di Murri per la fase difensiva. Marano va subito su Tarafino. 5-1 la difesa della Tecnoelettronica. Rallenta Marrocchi. Di Leo. Fantasia. Rallenta Conversano per consentire il cambio tra Nini D'Alessandro e il pivot Fantasia. Di Leo. Finta il tiro, Viscovic lo chiude bene, 9 metri per Conversano. Comunque Di Leo che non aveva trovato un compagno libero per la buona difesa della Tecnoelettronica, e poi la parata di Matteo Di Marcello. Vaccaro che raccoglie la sfera, può ripartire in avanti la Tecnoelettronica. Milosevic per Gonzalo Viscovic, Murri finta per Santucci che poi schiaccia troppo il tiro, non è riuscito ad indirizzarlo. Tarafino, riparte Conversano. Gonzalo Viscovic adesso sta dando qualche dritta a Luca Santucci, che si è anche un po' lamentato per il contatto con il giocatore avversario. Marrocchi, Paolo Di Marcello su di lui, si rinnova il duello del primo tempo acceso tra i due. 9 metri per Conversano, 14-13 Tecnoelettronica. A terra Marano dopo il contatto con Tarafino, poi Matteo Di Marcello e la rete da parte di Marrocchi. A terra però Federico Marano per un colpo al naso dopo il contatto con Alessandro Tarafino. A terra Marano,
un brutto colpo per lui, per il giovane della Tecno Elettronica. C'è Vuk Milosevic vicino a lui, Matteo Di Marcello, palla in mano che si avvicina a Luca Santucci, da qualche indicazione anche lui al numero 7 della Tecno Elettronica. Marano ancora a terra, sanitari vicino a lui, un colpo al naso se non abbiamo visto male per Federico Marano. Gioco fermo sul 14 pari tra Tecno e Conversano. Si rialza Federico Marano, pronto a lasciare il posto per l'azione offensiva della Tecno Elettronica al numero 8 Murri. Potrà comunque continuare Marano. Tecno avanti, Murri, Milosevic, adesso c'è lui da centrale, Vuk Milosevic, Gonzalo Viskovic, Vaccaro, il lato sinistro da Tecno Elettronica a manovrare per questo fantastico alley-oop tra gli uomini dell'attacco elettronica, poi la parata di Matteo Di Marcello. ...15-14 Tecno, azione fantastica nell'ultima occasione, dall'altra parte la buona parata di Matteo Di Marcello che ha fermato il tiro di un giocatore del Conversano. 27 al termine della gara, 15 Tecno Elettronica, 14 Conversano. Milosevic, Vaccaro a terra, ancora Paolo Di Marcello, così come nel primo tempo, proteste da parte dei biancorossi in campo che prova andare avanti Milosevic. Murri allarga su Santucci, non c'è un varco, però si chiude bene la difesa del Conversano. Vaccaro in mezzo per Paolo Di Marcello, spinto da Napoleone. Vaccaro vuole due minuti, gli vorrebbe anche Paolo Di Marcello, non c'è però nessuna decisione da parte del duo composto dai fratelli Longobardi. Si riparte tra poco con una punizione dai 9 metri. Torna Federico Marano in campo anche per l'azione offensiva. Esce Murri. Marano. Viskovic. Marano. Milosevic. Marano. Viskovic. Milosevic, Marano, si avvicina a Santucci, viene servito, si accentra Luca Santucci, poi la parata, miracolo di Mastro Scianni su un'azione bella come in precedenza da parte della Tecno Elettronica, e poi la rete da parte di Napoleone. 15 pari dopo 4 minuti, sei ancora in parità qui al Palabinchi tra Tecno Elettronica e Conversano, parità con la quale si era concluso anche il primo tempo. Milosevic, Viskovic, nulla di fatto per questa azione della Tecno Elettronica. Marocchi sul lato sinistro per Napoleone, però chiude bene Santucci, nulla di fatto per Conversano. Riparte la Tecno Elettronica, può tornare in avanti con Milosevic, lascia per Vito Vaccaro, palla che termina fuori e che diventa del Conversano. Ultimo tocco proprio di Vaccaro. Marocchi, Marocchi slalom in mezzo per la corrente di Leo, primo vantaggio della gara del Conversano al quinto minuto di gioco. Attenzione perché questo sembra essere uno dei momenti topici dell'incontro, la Tecno deve subito rispondere al vantaggio del Conversano. Murri, Viskovic, Milosevic, si alza Gonzalo, poi lascia per Murri in palleggio per Vuk Milosevic, allarga per Gonzalo Viskovic sulla sinistra, il contatto rimane a terra, Vuk Milosevic si rialza, però il terzino montenegrino della Tecno Elettronica, poi il fallo su Vito Vaccaro, 9 metri, perlomeno c'erano i 2 minuti, nulla di fatto però, secondo
Fratelli Longobardi, Milosevic, la rete di Milosevic, due minuti per un giocatore del Conversano. Vediamo chi. Rosso per Sperti, terza esclusione per due minuti per Sperti, che quindi non potrà più tornare in campo. È finita qui la gara del numero 4 del Conversano, quindi perde un uomo comunque importante Tecno con la superiorità numerica nei prossimi due minuti, che è ancora in avanti. Tiro dai 7 metri per Vuk Milosevic. Vuk, quinta rete anche per lui dopo quella di Gonzalo Viskovic. Nuova parità al Pala Vinchi, 16-16 tra Tecnoelettronica e Conversano. Marocchi, ancora Marocchi, Di Leo, Tarafino, anzi no, Di Leo preferisce andare per Fantasia, adesso sì, Alessandro Tarafino, palla in mano, Di Leo, Marocchi, si alza Marocchi, lascia per Piero Di Leo che beffa Matteo Di Marcello, sesta rete per Di Leo, solito cambio tra Nini D'Alessandro e Fantasia, con un uomo in più la Tecnoelettronica si è riuscita a far beffare purtroppo nell'ultima azione di attacco del Conversano, che torna avanti 17-16. Murri in avanti spostato, punizione dei 9 metri per la Tecno. Murri, Viskovic, Milosevic, Vaccaro, Milosevic, Viskovic, largo sulla sinistra per Luca Santucci, la rete, seconda personale in gara, in questa gara per Luca Santucci, 17 pari, nuova parità al Pala Giorgio Binchi. Ancora per circa 20 secondi, nuovi in più per la Tecnoelettronica. Conversano vuole ovviamente temporeggiare. Fantasia, finisce a terra un giocatore del Conversano, si tratta di Marocchi. Marocchi e Santucci si spiegano, Santucci invita, aiuta a rialzarsi proprio il numero 25 del Conversano, 9 metri. Per Conversano, Di Leo, Marocchi, rientra Recchia, parità numerica, riconquista però la sfera la Tecnoelettronica, che viene avanti con Gonzalo Viskovic. Marano, Vaccaro frena, torna indietro da Gonzalo Viskovic, allarga sulla destra per Vuk Milosevic. Gonzalo ha fintato il passaggio per Paolo Di Marcello, si ferma la Tecnoelettronica, 17 pari, palla in mano ai biancorossi. Milosevic, Viskovic, Marano, Santucci. Santucci sta dando quel qualcosa in più che magari è mancato sul lato destro contro Fasano. Il fallo subito da Federico Marano, ma comunque una buona azione fermata da parte del duo arbitrale. Attenzione alla segnalazione di passivo, fermato ancora una volta Gonzalo Viskovic, deve tirare Gonzalo, finta, prova lo slalom, il pallone in mezzo per Paolo Di Marcello, che però è bravo per riconquistarlo. Vuk Milosevic scheggia la traversa, palla che termina fuori, nulla di fatto, 20 al termine della gara, si rimane sul 17 pari al Pala Vinchi. Conversano che torna in avanti, non c'è un attimo di respiro. Tarafino, Marocchi, Tarafino,
Fantasia, ancora Marrocchi, Di Leo. Di Leo per il numero 25, Marrocchi. Tarafino largo sulla sinistra, chiude però bene Santucci sul Napoleone. Poi Vito Vaccaro capisce tutto, va in contropiede contro Mastro Sciarni e la rete di Vito Vaccaro che riporta avanti la Tecnotronica, terza rete del giocatore di Alcamo, tra l'altro proprio la squadra di Alcamo ha fatto i suoi complimenti a Vito Vaccaro per la convocazione in nazionale. Vito Vaccaro torna in nazionale dopo l'ultima convocazione a 16 anni con l'Under 21, un'occasione per lui che non deve assolutamente sprecare. La rete di Marrocchi a ribadire di nuovo la parità nazionale che sarà qui a Teramo dal 17 al 19 febbraio per una serie di test fisici, medici ed atletici in vista sia degli europei del 2016 sia soprattutto dei giochi del Mediterraneo. Si giocheranno in Turchia dal 20 al 30 giugno prossimi. La nazionale poi si ritroverà a marzo in ritiro ad Israele. Vaccaro a terra, nessuna decisione arbitrale, solo 9 metri. Gonzalo invita la calma, Vito Vaccaro. Murri, Gonzalo Viskovic, Milosevic, Viskovic, 18 pare, 18 minuti al termine della gara. Milosevic, Vuk Milosevic, la rete di Vuk Milosevic, sesta rete personale, di nuovo avanti Tecno, 19-18, che ha saputo rispondere al primo vantaggio della gara da parte del Conversano. Nuova parità, è entrato in campo adesso nel Conversano Malena, numero 24. Tecno ancora avanti, 19 pare. Viskovic, Murri, Viskovic, Milosevic, largo sulla sinistra per Vito Vaccaro, la girella classica di Vito Vaccaro, il suo marchio di fabbrica per il nuovo vantaggio della Tecnoelettronica. 20 a 19, 2 minuti, anzi no, la direzione arbitrale segnala 2 secondi in più da aggiungere al cronometro. Si riparte. Conversano avanti, però nel punteggio è ancora avanti la Tecnoelettronica, 20 a 19. Tarafino si agita in panchina, Marcello Fonti, su questa difesa della Tecnoelettronica. Rete da parte del Conversano, ventesima rete per la formazione pugliese. Viskovic, Santucci, Murri, si alza Murri, il palo ferma il tiro di Alessandro Murri. Purtroppo Conversano che torna in avanti, attenzione Malena, fermato bene da Murri, tutto però in maniera irregolare secondo la direzione arbitrale. Tarafino, ancora il capitano del Conversano in avanti, Viskovic si fa superare per un attimo e poi ha pestato l'area. Secondo la panchina Tecnoelettronica non è così
secondo i fratelli Longobardi. Quindi torna avanti il Conversano, 21-20 al 14esimo. Questo secondo tempo, Milosevic. Ancora Milosevic in avanti verso Murri. Murri in mezzo, il tentativo di passare la palla a Paolo Di Marcello. Punizione da 9 metri per la Tecnotronica. Milosevic, Viskovic. 15 al termine della gara. Murri, Viskovic. Viskovic per Milosevic, di forza Vuk Milosevic all'angolino opposto di Mastrocianni. Nuova parità, 21 pari. Marano a terra, attenzione al lato scoperto sulla sinistra, la parata di Matteo Di Marcello a fermare il tiro del Conversano. Si rimane sul 21 pari con la tecla elettronica che torna in avanti. Chiama lo schema Marcello Fonti verso Gonzalo Viskovic. Proprio Viskovic per Milosevic, si avvicina Murri, infrazione nel palleggio da parte di Murri, e poi riconquista la palla Vito Vaccaro. Esclusione per 2 minuti a Vuk Milosevic per il contatto con Marrocchi. Secondo, ovviamente, sottolineiamo la direzione arbitrale. 2 minuti senza il capocannoniere del campionato per la Tecnoelettronica. In parità, comunque, 21 pari, 14 al termine della gara. Conversano in avanti. Trafino e Fonti che si spiegano. Trafino sorride all'indirizzo dell'allenatore del Teramo. Mura, tutto Paolo Di Marcello sul tiro del capitano del Conversano. Sfida tra capitani. Gonzalo Viskovic e poi la parata bella di Mastrocianni, che con una parata di istinto riesce a fermare il tiro di Gonzalo Viskovic, che era ben indirizzato. Tarafino largo sulla sinistra per Napoleone. Matteo Di Marcello poi raccoglie Marrocchi, la rete del nuovo vantaggio da parte del Conversano, 22-21, 13 al termine. Gara comunque che rimane apertissima. Vaccaro, Murri, slalom in mezzo, Viskovic, il tiro di Viskovic per la parata di Mastrocianni, troppo centrale il tiro di Gonzalo Viskovic. Conversano che può tornare in avanti, recupera la sfera Vito Vaccaro, la palla è biancorossa, può ripartire la tecla elettronica. Ferma il gioco Marcello Fonti con il secondo cartellino del time out. Adesso ci vuole parlare su Marcello Fonti, si sta arrabbiando con i suoi perché giustamente dice: siamo un uomo in meno, non possiamo andare in contropiede. La Tecnoelettronica dovrà fare a meno di Vuk Milosevic quando rientrerà in campo, ancora per circa una ventina di secondi. Si sta arrabbiando molto Marcello Fonti perché vuole che i suoi mantengano la calma, e capisce l'allenatore della Tecnoelettronica che ogni palla da qui in avanti può diventare decisiva per decidere l'incontro. La Tecnoelettronica è pienamente in gara, quindi ogni errore poi potrebbe essere punito più del dovuto, quindi di conseguenza ci vuole la massima attenzione, la massima calma, il massimo sangue freddo da qui alla fine della gara, perché la Tecnoelettronica è in partita, ha la possibilità di vincerla, a differenza di quanto stava succedendo una settimana fa di questi tempi contro Fasano. Di conseguenza
soprattutto nei suoi uomini chiave. La Tecnoelettronica ha bisogno di sangue freddo. Ancora inferiorità numerica. Tecnoelettronica che comunque torna in avanti. Murri, Paolo Di Marcello, Viskovic, Vaccaro in mezzo, spostato da Tarafino. Poi due si guardano in maniera non troppo amichevole. Vaccaro poi si allontana. 2 minuti per Tarafino, seconda esclusione per il capitano del Conversano. A questo punto deve fare attenzione anche lui, dopo Sperti è stato già escluso per 3 volte e quindi non potrà più tornare in campo. Un'inferiorità numerica per parte, ma Vuk Milosevic rientrerà tra 5 secondi, quindi poi la Tecnoelettronica potrà gestire la superiorità numerica. Paolo Di Marcello, rientrato Vuk Milosevic, Paolo Di Marcello, Viskovic. Proprio Vucca che prova a superare Nindi D'Alessandro, fermato in maniera irregolare. 9 metri per la squadra di Marcello Fonti. Murri, Milosevic, Vaccaro, Viskovic. Milosevic per Vaccaro, si dialoga sul lato sinistro, adesso si va da Murri, poi tutto solo dall'altra parte c'è Santucci, su cui però rinviene all'ultimo momento D'Alessandro, che chiude. Milosevic, la palla per Paolo Di Marcello, la rete del capitano della Tecnoelettronica. Nuova parità 22 a 22, 11 e 40 al termine della gara. Conversano forse ha davanti un avversario che non si aspettava, soprattutto dopo la prestazione di 7 giorni fa contro Fasano da parte della formazione di Fonti. Malena, Di Leo, Fantasia, Marocchi, lo fermano Di Marcello e Marano. Marocchi poi non usa comunque le buone maniere verso il capitano della Tecnoelettronica. A terra Marocchi. Dopo il contatto con Marano, fortunatamente non ha dato i 2 minuti a Federico Marano. Uno dei due fratelli longobardi e poi la rete di Marocchi, che fa passare sotto le gambe di Matteo Di Marcello la palla. Nuovo vantaggio da parte del Conversano. Ammonizione per un membro della panchina del Conversano. Si riparte con la Tecnoelettronica in avanti, 23 a 22 per Conversano. Milosevic, Vaccaro, Viskovic, Murri. Milosevic per Murri, Santucci, Murri, lo slalom di Murri fermato all'ultimo momento da Marocchi e Tarafino. 9 metri per la Tecno, 10 minuti al termine. Viskovic, Milosevic, si alza Milosevic, parità di nuovo. 8ª rete per Vuk Milosevic. Tarafino, Conversano che torna in avanti, Di Leo, Marocchi, Di Leo, ancora Marocchi,
Tarafino con Vaccaro, contatti poco gentili tra i due. Nove metri per Conversano, si fa sentire la difesa della Tecnoelettronica. Ferma però tutto uno dei due arbitri perché c'è bisogno di pulire il parquet. A 9 minuti e 29 dal termine della gara, apertissima fino a questo momento. Tarafino, Marrocchi, Di Leo. Marrocchi si alza e beffa ancora Matteo Di Marcello. Torna avanti Conversano. Vaccaro, Tecnoelettronica che può tornare in fase offensiva. Murri, Milosevic, Viskovic. Murri si fa fermare, però c'è un contatto di troppo su Murri e dall'altra parte poi Napoleone si lamenta, tutta la panchina della Tecnoelettronica. Murri era finito a terra, era perlomeno tiro dai 7 metri. Non è stato così, più due Conversano. Milosevic para Mastrociani e questo è tiro dai 7 metri. Non è possibile non dare un rigore del genere. Non è possibile, soprattutto dopo il contatto con Murri. Due minuti segnalati da uno dei due direttori di gara a Malena. Esclusione per due minuti. E poi ci sarà tiro dai 7 metri per la Tecnoelettronica, anzi sembra di no, punizione dai 9 metri. Non è possibile non dare. Un rigore del genere. Sta succedendo di tutto a bordo campo perché Conversano sta protestando ancora tantissimo sugli spalti, si protesta sulle ultime due decisioni dei direttori di gara. Solo punizione dai 9 metri per la Tecnoelettronica, comunque un uomo in più per i biancorossi di Fonti per i prossimi due minuti, sotto di 2. Santucci, il contatto, adesso sì, c'è, e anche due minuti. Doppia superiorità numerica. Esclusione per due minuti anche per Francesco D'Alessandro. E Vuk Milosevic andrà dai 7 metri. Il momento a 7 minuti e 49 dal termine potrebbe essere fondamentale per il proseguo della gara. Va tra i pali Di Caro al posto di Mastrocianni. Milosevic, sangue freddissimo da parte del terzino della Tecnoelettronica. 25 a 24. Per Conversano che torna in avanti ma con due uomini in meno. Difesa al massimo adesso dalla Tecnoelettronica. Marano su Marocco e poi riconquista la sfera Santucci. Tecnoelettronica che può tornare in avanti. Pallone per Vito Vaccaro per la parità dai biancorossi. 25 pari, 7 al termine, ancora tanto da passare in doppia superiorità numerica. E mentre dalla panchina del Conversano volano parole poco gentili all'indirizzo dei due fratelli longobardi. Marocchi per Di Leo, attenzione al tiro di Di Leo, fuori! Deviazione però da parte di Milosevic, quindi palla ancora a Conversano.
Di Leo, Tarafino, Tarafino, Santucci su di lui, Viskovic, ancora una palla recuperata, ferma tutto però. Uno dei due fratelli Longobardi, time out per la panchina del Conversano. 25 pari, 6 e 17 al termine della gara. Francesco Trapani ci vuole parlare decisamente su con i suoi. A mio avviso non si aspettavano di trovare un avversario così davanti a loro. E a parte tutte le proteste che hanno messo in campo fino a questo momento, il Conversano deve davvero dare fondo a tutte le energie per battere questa Tecnoelettronica quest'oggi. Tra poco, tra circa 8 secondi, rientrerà, o almeno potrà rientrare, Malena. E poi tra circa 20 secondi rientrerà anche Francesco D'Alessandro, o comunque un altro giocatore del Conversano, per stabilire la parità numerica. Ci sono quindi all'incirca ancora 30 secondi di superiorità numerica per la Tecnoelettronica Teramo, da provare a concretizzare al massimo. Attenzione al tiro di Tarafino, e qui si vede tutta l'esperienza del capitano del Conversano, che ha anticipato i tempi, ha anticipato anche la difesa della Tecnoelettronica per la rete. Contatto tra Milosevic e Marocchi, non è 7 metri, stava tirando Vuk Milosevic, è solo 9 metri per i biancorossi. Conversano avanti 26 a 25, tutti in campo. Adesso il duo arbitrale sta cercando ancora di spiegarsi con il tavolo dei cronometristi sul momento di fermare il gioco. Qualche secondo di troppo, secondo i fratelli Longobardi, impiegati dal tavolo per fermare il conteggio dei minuti. Milosevic, Murri, Milosevic, Murri, Vaccaro, Viskovic, Milosevic adesso sulla destra, Milosevic non sa a chi darla, poi subisce un contatto irregolare, 9 metri, Angeletti in campo per la Tecnoelettronica, Milosevic con qualche difficoltà, Murri allarga sulla sinistra per Santucci, buona la difesa adesso del Conversano, Murri prova il tiro, fermato in maniera irregolare, attenzione alla segnalazione di passivo da parte del duo arbitrale. Murri si alza, deviazione, ancora Tecnoelettronica, palla ancora biancorossa. Santucci, poi il contatto tra Colasuonno e Santucci, palla recuperata dal Conversano, 26 a 25, 4 minuti al termine. Si ferma adesso la formazione pugliese, momento importante, attacco importante per la squadra di Francesco Trapani. Di Leo, Tarafino, buona la difesa della Tecnoelettronica, poi 7 metri. Questi sì, sono 7 metri accordati da uno dei due fratelli Longobardi per il fallo subito da Fantasia. Quindi andrà Di Leo contro Matteo Di Marcello. Di Leo buca Matteo Di Marcello, nuovo più 2 per il Conversano. Non è finita ancora però, ci sono ancora 4 minuti, la Tecnoelettronica deve crederci, all'impresa un passo, è arrivato fino a qui. Barbuti in campo sull'ala sinistra,
proprio lui, servito da Milosevic, scambia proprio con Montenegrino, Miskovic murato dalla difesa del Conversano. Vaccaro, Fonti lo chiama, Milosevic prova lo slalom su Malena Barbuti, Miskovic in mezzo per Angeletti, il fallo subito da Angeletti. 9 metri, già battuti per la tecla elettronica. Vaccaro, è importante che la tecla elettronica vada in rete con questo attacco. Vuk Milosevic lo fa lui, è andato altissimo, sembrava Gonzalo Miskovic per l'altezza raggiunta dal Montenegrino. Meno 1, 27 Conversano, 26 Teramo. In partita, 3 al termine della gara. Fantasia, Milosevic si fa sentire, poi 9 metri al limite del passi. A dire la verità, questa azione del Conversano di Leo, non sa chi darla, poi va per Malena. Di Leo, c'è Santucci su Marocchi. Di Leo, Angeletti si fa superare per un attimo. 9 metri. Attenzione sulla sinistra, Tarafino, Barbuti spostato e trascinato a terra, non c'è nulla, ancora 9 metri per Conversano. Se ne parte con la palla in mano ai giocatori ospiti, non è appena un giocatore del Conversano si rialza. È rimasto a terra. Due minuti al termine, 2:19 per l'esattezza, 27-26 per gli ospiti. Marcello Fonti è a dir poco arrabbiato per la direzione arbitrale fino a questo momento. Fantasia, Marocchi, Santucci, ancora Fantasia, recupera l'attacco elettronica, non c'è passivo ancora, adesso sì, per Conversano che quindi deve tirare. Fantasia, un buco in mezzo in difesa della tecla elettronica, torna più 2 Conversano, il tiro subito di Vito Vaccaro, la parata di Mastrocianni. 1:50 al termine della gara. Speriamo che le speranze della tecla elettronica non si siano chiuse su questa parata di Mastrocianni. Il tiro, la parata di nuovo di Matteo Di Marcello. Avanti Tecno. Miskovic, Milosevic, ancora Miskovic. 1:30 al termine. Milosevic deve segnare la tecla elettronica. Vuk Milosevic, contatto. Non c'è 7 metri neanche adesso. Evidentemente i giocatori biancorossi devono, come abbiamo detto prima, avere un forte trauma, addirittura morire in campo per avere un tiro di rigore. Miskovic, 1:16 al termine, Vaccaro, Miskovic, Vaccaro, palla per Angeletti, non arriva però Angeletti, ferma tutto il Conversano, ferma Gonzalo Miskovic, l'azione. Chiede scusa Vito Vaccaro per questo passaggio sbagliato ad Angeletti. 50 secondi al termine, probabilmente, anzi forse è finita qui la vittoria del Conversano. Time out chiamato da Francesco Trapani, ultimo cartellino utilizzato da Francesco Trapani, che va a fermare quindi il tempo a 50 secondi dal termine della gara. Tecla elettronica sotto di 2 contro il Conversano. E in campo femminile c'è già un'altra squadra di Teramo che ha perso nella doppia sfida contro Conversano, ovvero l'Artro Globo Teramo. La gara è terminata 37-27 per il Conversano femminile.
Torniamo al Palabink per gli ultimi 50 secondi. Fantasia. Marocchi, Barbuti intercetta la sfera, può ripartire la Tecno, ferma tutto però questo passaggio di Vaccaro. 36 secondi al termine, Milosevic deve tirare, Milosevic ferma Mastrocianni, si lamenta la Tecnoelettronica, palla a Tarafino, subisce fallo, 25 secondi al termine, è il the end sulla gara. Una gran gara comunque giocata dalla Tecnoelettronica, qualche decisione a dir poco dubbia, sicuramente non a favore della formazione biancorossa. La rete di Vuk Milosevic, 2 secondi al termine, finisce così con la vittoria di una sola rete del Conversano. La vittoria del Conversano per una sola rete, 28 a 27 al termine di una gara davvero strepitosa da parte del Tecnoelettronica, che perde anche il terzo posto in classifica perché il Fondi ha vinto in casa contro la Lazio 32 a 28, quindi il Fondi sale al terzo posto in classifica, che vuol dire playoff a termine della stagione regolare. C'è comunque il Fondi, bisogna sottolineare, deve venire qui a Teramo a giocare l'ultima gara della stagione regolare. Comunque rimane una grande gara quella della Tecnoelettronica, qualche decisione arbitrale dubbia sul risultato finale poi che ha portato alla sconfitta la formazione teramana. Teramo che tornerà in casa a giocare al Palabink il 2 marzo contro la Geoter Gaeta. La settimana prossima Tecnoelettronica in campo a Noci, un Noci che sta smobilitando, che sta giocando soprattutto con i giovani del posto. Finisce 28 a 27 per Conversano. Io ringrazio Roberto Pulimanti per aver curato le riprese quest'oggi, da me, da lui, Agnia Cantagalli e Roberto Pulimanti vi auguro un buon proseguimento con il programma di Teleponte.